Che capitolo, ragazzi, che capitolo. Questi sono proprio i capitoli di One Piece che mi piacciono. Salve a tutti, sono TNBT, The Name Before Tokyo, e oggi sono qui, 15 marzo 2019, per fare l'ultimo, forse il penultimo, video commento della stagione invernale di One Piece 2019. Cominciamo subito col dire che questo veramente è il classico capitolo che fa innamorare di One Piece le generazioni nuove, i ragazzini, quindi i giovani. Magari qualcuno della mia età o più vecchio anche di me, che legge One Piece da 20 anni, potrebbe storcere il naso di fronte a un capitolo così, ma non bisogna mai scordarsi che noi ci siamo proprio innamorati di questo manga con capitoli come questo, che ha veramente tanto del vecchio stile OP, che piace tanto a me personalmente. Quindi, bando alle ciance, scusate la mia allergia, per cui magari ogni tanto farò qualche verso particolare. Parliamo di questo 936 intitolato L'inferno del sumo, qualcosa del genere. Vabbè, non è importante il titolo, l'importante è la sostanza. Per cui, mini avventura, anzi, cover molto bella, ben disegnata, con Aokiji e Wanze, due personaggi che stimo molto per motivi diversi e che sinceramente mi ha fatto sorridere, oltre ad essere disegnata molto bene. Per quanto riguarda il capitolo, appunto, come dicevo prima, è un capitolo in pieno stile OP, vecchio stile OP, è un capitolo di transizione, nel senso che non succedono cose particolarmente eclatanti, non ci sono rivelazioni e nemmeno grosse didascalie o spiegoni vari. È semplicemente un capitolo scritto bene, disegnato bene, con gag divertenti, con appunto piccoli colpi di scena messi così ad hoc, un po' per allungare il brodo, ma non esageratamente, per cui devo dire che è veramente ben strutturato. Diviso in più parti che scorrono molto bene, velocemente, senza appunto né annoiare né essere troppo sbrigative. Comincerei subito dall'inizio, quindi con la situazione nella prigione, dove, lasciatemelo dire, ci sono due personaggi che, anzi tre, se aggiungiamo pure il vecchietto, che mi stanno veramente incuriosendo tanto. Il primo è Queen. Perché Queen? Perché innanzitutto, vabbè, è il numero 3 dell'impero di Kaido, quindi deve essere per forza un mostro, un personaggio con una taglia da 1 miliardo e 300.000 e 300 milioni di berry, che però, vedendolo così sembra proprio uno scemotto, no? Ecco, per come lo abbiamo visto finora, Queen è veramente un personaggio comico. Tra l'altro, appunto, i suoi dialoghi con Ruffy sono veramente esileranti e fanno pensare che veramente tra i due ci sia una sorta di intesa, proprio quasi come se, che se Queen fosse uno di quei personaggi che starebbero bene con Ruffy anche magari a bordo della Sunny, no? Ora non sto dicendo che Queen deve entrare in ciurma, ci mancherebbe. Però ecco, l'ho trovato veramente molto amalgamato bene con Ruffy a livello di dialoghi, battute, eccetera. È un personaggio che finora ha mostrato solo questi lati: il lato comico, il lato un pochettino stupidotto, sempliciotto, goffo. Però, non bisogna scordarci di chi è. Quindi, si tratta pur sempre di un pezzo grosso, no? Per cui a me ha ricordato molto Mr. Chu ad Alabasta. In questo capitolo ci sono molte similitudini con quella saga, perché Mr. Chu era il classico personaggio che doveva fare da contrasto a Mr. One, no? Mr. One era quello serio, algido, impostato, freddo, no? Professionale, professionista e tutto quello che volete. In contrasto, Mr. Chu appunto lo cama, quello che ride, schiamazza, che si mette in ridicolo a volte, no? Quindi in profondo contrasto con Mr. One, un po' come anche Queen sembra con King, è lo stesso rapporto. Però poi quando è andato ad affrontare Sanji, quindi doveva fare sul serio, Mr. Chu ha tirato fuori gli attributi e Oda gli ha dato una caratterizzazione non da poco. Quindi io ora mi aspetto, spero che Queen in questo senso non sia da meno, che quindi quando arriverà il momento di fare sul serio si toglierà un po' questa maschera da buffone, da buffoncello e ci farà vedere appunto perché è il numero 3 appunto dell'impero di Kaido. E quando avverrà questo non lo so, io mi auguro non ora. C'è la situazione che sapete, c'è Big Mom che sta arrivando, che potrebbe creare caos e quindi
diciamo così, dissipare un pochettino la situazione. Non vorrei che appunto Quinn si battesse con Rufy ora, perché indubbiamente perderebbe, perché a Rufy serve un power-up comunque per andare contro Kaido, quindi potrebbe anche questo power-up passare proprio per Quinn. Sinceramente io preferirei vedere appunto tutti i pezzi grossi, quindi Jack, Queen, King, eccetera, tutti insieme nel momento della battaglia finale, anche se forse così magari sono un po' troppi avversari da affrontare, però ecco, mi dispiacerebbe vedere Queen battuto adesso, a meno che appunto questa sconfitta non serva poi veramente per legittimare un power-up grosso di Rufy che poi andrà ad utilizzare contro Kaido. Mentre se arriva Big Mom, secondo me semplicemente distrugge tutto e tutti scappano, quindi Queen se ne va, Rufy se ne va e la situazione diciamo finisce bene per Rufy ovviamente. Vabbè, vederlo stendere diciamo così gli avversari di basso livello con l'Haki del Re non è una cosa che mi ha stupito, sulla quale c'è molto da dire insomma. Trovo più interessante appunto Queen come personaggio per quello che ho detto finora. Per questa ambientazione un pochettino alla Mad Max Fury Road che sta prendendo, diciamo, la situazione all'interno della prigione, e c'è comunque un altro personaggio che ha attirato la mia attenzione, anche la vostra. Scusate, immagino, ossia Kawamatsu. Kawamatsu che quando vengono mostrate le immagini dei tre foderi rossi in penombra, io avevo detto, secondo me è quello che ha il capello, diciamo, fluente, che poi avevo scambiato per il misterioso Kamazo, cioè questo Slayer che va in giro con la falce, come è stato detto qualche capitolo fa, nel paese di Wano. Ero convinto per via dell'assonanza del nome Kamazo, Kawamazo, che fosse lo stesso. Invece non è così. Kawamatsu è il personaggio in prigione che vediamo in questo capitolo avere da dietro una silhouette appunto larga, che penso dipenda però da un cappello, quindi da un copricapo. Non sono le sue spalle, ecco, è probabilmente il vestito che ha addosso, comunque il look, il che lo rende molto simile a una delle tre sagome, una delle tre sagome che si erano viste con Ashura Doji, no? Se ricordate, Shutenmaru Ashura Doji era palesemente lui. C'era una sagoma molto larga, io pensavo che quella fosse Denjiro, invece a quanto pare è Kawamazo. Quindi Denjiro è quello con il capello, diciamo, un pochettino così, che a questo punto potrebbe essere Kamazo. Potrebbe, quindi Kamazo potrebbe essere Denjiro, mentre quello che io pensavo fosse Denjiro è Kawamatsu. Tutto un giro particolare, ecco, spero che abbiate seguito il filo, altrimenti appunto ci saranno più personaggi di quelli che noi immaginiamo. Scopriamo che è lì da 13 anni e che in questi 13 anni praticamente non è stato minimamente scalfito, tant'è che dice ho voglia di combattere, non vedo l'ora di uscire, voglio rendermi utile, insomma è smanioso di vendicarsi di quello che gli sgherri di Kaido gli hanno fatto in questi 13 anni e vuole menare le mani. Quindi, a differenza del vecchio Yogoro, sembra che il tempo in prigione non l'abbia scalfito. E questo ci fa capire quanto possa essere forte questo personaggio, che ha anche una risata un po' particolare. I personaggi con queste risate un po' così, un po' stile Moria, sono sempre molto grotteschi anche nel design. Quindi io mi aspetto, quel poco che abbiamo visto, sicuramente un personaggio sicuramente esteticamente goffo, particolare, o comunque una specie di Raizo, però più forte, parecchio più forte. Detto questo, la situazione si sposta su un'altra scena, che è una scena, devo dire, fantastica, alla quale non ho potuto che dedicare la copertina del mio video, ossia l'ambizione di Nami. L'ambizione di Nami, che è un potere praticamente innato, come quello che ha Rufy, che appunto hanno i predestinati, anche lei ha un potere molto forte. L'evoluzione di Nami nel corso della storia è stata praticamente da una prima di seno, una seconda che aveva nel primo volume, fino poi a gonfiarsi solamente nei punti, diciamo, strategici e diventare una sorta di pin-up nel post-time skip. Adesso addirittura il suo potere arriva praticamente ad equipararsi a quello di Bo Hancock, e la cosa l'ho trovata molto carina, molto particolare, perché Nami, diciamo che questo stratagemma dello spogliarsi nelle terme l'aveva già usata ad Alabasta insieme a Bibi, no? Se vi ricordate, Bibi in quell'occasione si coprì mentre Nami mostrò le sue grazie, che all'epoca non erano certo così esagerate come oggi, e furono comunque sufficienti per mandare al tappeto Re Cobra,
e altri personaggi, tra cui anche Usopp, mi ricordo bene. Oggi la stessa gag, tra virgolette, viene resa meglio da Oda perché, a parte che l'immagine con i chiaroscuri lì è fantastica, veramente disegnata benissimo, ma poi quello che una volta era una semplice gag ad Alabasta, e quindi altra similitudine con quella saga, praticamente oggi viene usata come un espediente narrativo per fuggire, quindi diventa un escamotage, un Deus ex machina, un sistema che permette a praticamente Sanji di uscire allo scoperto non volendo e poi di salvare lei, Robin e Shinobu, quindi con questo Soba Mask che le porta via due donne sotto braccio, un'altra sulla schiena, poi sapete, per Sanji sarà stata dura. Soul refreshing, come direbbe Thomas Angley. E niente. Mi è piaciuta veramente tanto questa scena. Non tanto per le fattezze di Nami, cioè anche, ma perché veramente Oda ha reso una gag in una saga importante come quella di Wano, ha reso una gag un espediente narrativo fondamentale. Quindi a riprova di come questa saga abbia veramente un carattere un po' scanzonato, divertente, che si riflette appunto anche su quelli che sono i nemici, no? Kaido, Queen, insomma, tutti personaggi sì, fortissimi, potentissimi, però che hanno delle sfaccettature comunque comiche. Quindi l'ho trovata molto azzeccata con il tenore che sta prendendo questa saga e non per nulla utile, ecco. Tra l'altro scopriamo che anche Beppo e i sottoposti di Law sono stati catturati, quindi la situazione, come vedete, sta cominciando a scaldarsi, ci sono delle perdite da ambo le parti. Ecco, un'altra cosa, lo scontro tra Sanji e Page One, che avevo detto mi auguro non venga off-panelizzato, invece è stato off-panelizzato da Oda, cioè non ci è stato mostrato. Tuttavia Soba Mask, ovvero Sanji, è in perfette condizioni, quindi questo vuol dire che Page One non era un avversario all'altezza, presumo, e per cui ne vedremo delle belle. Ecco, Oda magari ce l'ho messo da parte per dire: aspettate, che questo non è niente, le cose serie arriveranno dopo. Bellissima, ecco, mi stavo scordando, bellissima anche l'immagine di X-Drake che si conferma un personaggio comunque umano, a differenza di Hawkins che rimane lì impassibile e si dimostra un pochettino filo sangista anche lui, quindi pollice in su per X-Drake. Strana coppia anche quella, un pochettino come King e Queen, anche Drake e Hawkins sono personaggi che diciamo si completano bene tra loro. Quindi ecco, un'altra scena che ho trovato abbastanza divertente e ben studiata dal maestro. Poi lasciamo questa situazione, come dicevo, i due eserciti stanno nell'ombra muovendo i loro passi, quindi un pezzo perso da Kaido, Page One, dei pezzi rapiti da Kaido, appunto, quindi da ciurma di Law. Quindi, pur essendo ancora lontani dallo scontro finale, sembra che le cose già stiano prendendo una piega abbastanza decisa. Arriviamo alla parte finale, ultima parte del capitolo, non per importanza, quella che vede protagonista Zoro. Zoro che deve essere necessariamente il protagonista, uno dei protagonisti di Wano. E devo dire che Oda lo sta veramente trattando bene, perché in questo capitolo si trova di fronte un personaggio sicuramente particolare che è ispirato alla figura di Benkei, appunto, che nella storia appunto del Giappone è stato un monaco, oltre che guerriero giapponese, vissuto intorno al 1100, all'anno 1100, 1150, 1180. E praticamente è uno, diciamo, uno dei personaggi storici giapponesi che Oda ha usato come modello per uno dei suoi personaggi principali, perché appunto questo Benkei si narra, la leggenda narra appunto che la sua morte avvenne in piedi, che quindi quando scoprirono che era morto, era già morto da tempo, era rimasto però in piedi. Cosa vi fa pensare questo? Ovviamente la morte di Barba Bianca, quindi la figura di Benkei è stata utilizzata finora come ispirazione per Barba Bianca e oggi per quest'altro personaggio che Zoro si trova ad affrontare. Ecco, cosa dice la storia di Benkei? Praticamente era un guerriero, un monaco, che amava collezionare armi. In che senso? Cioè lui sfidava a duello
quei samurai, quei guerrieri che riteneva non fossero idonei a, diciamo, avere le armi che possedevano, no? Quindi li sfidava e si prendeva le loro armi. Si dice appunto che combattesse con 7 armi sempre dietro, come il personaggio che si vede in questo capitolo ha diverse armi infilate dietro, appunto nella tuta, nel vestito, e il suo obiettivo era arrivare a 1000 armi collezionate. La storia dice appunto che quando arrivò a 999 armi si fermò perché venne sconfitto sul ponte Gojo, quindi su un ponte, come anche si vede in questo capitolo, da un giovane Yoshitsune Minamoto, che rispetto a lui appunto era molto più giovane e più piccolo fisicamente. Quindi cosa successe? Benkei perse e in tutta risposta seguì quel giovane come un modello. Quindi se tanto mi dà tanto potremmo aver trovato un nuovo alleato. Quindi Zoro adesso lo sconfiggerà e lui probabilmente, se Oda è fedele alla storia, probabilmente questo personaggio diventerà un alleato dei Mugiwara perché comincerà a seguire Zoro come il proprio, diciamo, superiore. Stessa cosa che se ci pensiamo era già successa tra Ashura Doji e Lord Oden, no? Perché anche Oden aveva sconfitto Ashura Doji e quest'ultimo aveva riconosciuto il valore del primo e l'aveva iniziato a seguire. Quindi una cosa che tra i samurai probabilmente è una filosofia realmente esistente appunto a livello storico tra i samurai. Quindi ecco, capitolo che mi è piaciuto, l'ho trovato piuttosto completo. Come sempre vi lascio il link in descrizione della mia pagina Facebook, Instagram, libri e quant'altro. Direi che non c'è altro da dire per oggi, seguitemi su Instagram dove volete e un saluto a tutti, al prossimo video, ciao!